Amici di Android Blog, siamo allo stand Samsung del Mobile World Congress 2014 per vedere più da vicino e forse con un attimo più di calma il nuovo Galaxy S5, attesissimo terminale della casa coreana. Proviamo ad andare a vedere subito questa nuova interfaccia TouchWiz portata sul Galaxy S5. Già possiamo vedere la particolarità di come sono fatte le cartelle a livello di icona. Poi andiamo nei setting che abbiamo già visto, hanno questa forma rotonda, sia i quick che la barra superiore, e esploriamo tutte le impostazioni che riusciamo a vedere dal menu setting. Intanto potete vedere che per i nostalgici della vecchia soluzione a tab, Samsung ha dato la possibilità di organizzare tutte le impostazioni del terminale anche a tab come era sui Galaxy della scorsa generazione. Andiamo a vedere ad esempio, adesso riportiamo la visualizzazione normale che ha messo Samsung, per vedere ad esempio questa icona che è molto interessante, è una zona di sicurezza dove possiamo impostare le nostre chiamate per eventuali emergenza, quindi i numeri che il telefono deve fare in caso di emergenza. Infine l'altra novità è lo scanner di impronte digitali, come possiamo vedere indica come impostare l'impronta, ovviamente la nostra al momento non è registrata, comunque sembra abbastanza reattivo e veloce. Il nuovo Power Saving Mode che è stato citato durante la presentazione, in grado di garantire un'autonomia ancora più elevata data dalla batteria da 2800 mAh, e andiamo a cercare anche qualche altra impostazione per vedere come è fatto il nuovo Multi Windows ad esempio, e se riusciamo, eccolo qua che è spuntata la flag, ma ci sembra molto simile a quelli della scorsa generazione. Continuiamo con la carrellata delle impostazioni per cercare altre cose interessanti. La sicurezza è probabilmente legata a Knox, e la nuova S-Voice anche qua con un'interfaccia migliorata e innovativa anche sotto questo punto di vista. E il tutorial ci fa vedere come è fatta brevemente. Usciamo un attimo e andiamo a vedere altre impostazioni interessanti se le troviamo, e proviamo a vedere cosa troviamo a livello di... Ah ecco, potete vedere il download booster che è stato citato anche questo nella presentazione, che garantisce una velocità di navigazione ancora maggiore. Le varie impostazioni di localizzazione del pannello delle notifiche, la Easy Mode che conosciamo già, la Private Mode, e quindi queste sono in linea generale le impostazioni. Andiamo a vedere, già che ci siamo, anche il dialer del telefono, se è cambiato, perché in realtà è molto simile a quello delle scorse generazioni di Galaxy. E adesso, già che ci siamo, facciamo un focus sulla tanto cara S8 che Samsung ormai, su cui Samsung sta veramente puntando tanto. Vediamo se riusciamo a vedere come funziona il sensore per il battito cardiaco. Infatti qua ci dice dove posizionare il dito, noi andiamo a provare, vedete il sensore qua a fianco al flash per la fotocamera, proviamo a mettere il dito e aspettiamo con trepidazione che ci dica il nostro battito cardiaco, e speriamo che non ci metta tanto. Adesso stiamo a vedere, comunque, ecco, in realtà ci ha messo poco, in realtà mi sembra un pochino basso il battito cardiaco, comunque probabilmente dovrà ancora fare una media pesata di quello che è la nostra salute, anche se un calo di pressione non è da escludere dopo questi giorni veramente intensi. Andiamo a vedere altre impostazioni. Il Knox amato e odiato da parecchie generazioni di tecnomaniaci, qua tutte le app preinstallate per i nuovi dispositivi come il Gear Fit e il Gear 2. E già che ci siamo, torniamo un attimino sul browser, anche se una veloce occhiata l'abbiamo già dato, è già precaricato il nostro sito, ci sembra reattivo, anche se un attimino di ritardo in fase di rendering durante lo scroll, per ora
permane. E andiamo a dare un'occhiata se possiamo scoprire ulteriori funzionalità, ad esempio sulla fotocamera. Cerchiamo delle impostazioni particolari qua. Intanto potete vedere quante davvero siano, ci vorrà una vita per esplorare tutte queste funzioni della fotocamera e non basta certo il tempo che abbiamo qua. Queste sono le varie modalità organizzate con queste anteprime come erano scusate, sul vecchio modello, e proviamo a scattare un attimo una foto se riusciamo a rientrare nella foto. Ecco, intanto senza volere ho aperto il multitasking, andiamo a vedere come è fatto. E anche questo è stato rinnovato a livello di interfaccia da Samsung, qua il manager per la memoria è qua per chiudere tutte. Torniamo quindi alla fotocamera dal multitasking, proviamo a scattare una foto, lo scatto è davvero incredibilmente veloce, sulla fotocamera davvero sono stati fatti grandi passi avanti. E per ora altre impostazioni che hanno catturato la nostra attenzione non ci sembra di vederle e non mancheremo magari di effettuare ulteriori approfondimenti. Ecco, questa è la classica schermata di feed che Samsung ha integrato ormai sui nuovi modelli e non mancheremo di esplorare questo device in ogni suo aspetto quando e se arriverà per una recensione canonica in redazione. E per questo focus intanto possiamo vedere qua un attimo di assemblaggio mancato della scocca per questa quindi approfondimento su Galaxy S5 dallo stand Samsung del Mobile World Congress 2014 al momento è tutto. Un saluto da Alessio per androidblog.it.